Due settimane fa vi ho parlato di Pixel 6a nella sua riprova, ci abbiamo messo Android 14 e subito dopo averlo riprovato sono passato a Google Pixel 7a, un cambiamento che, già ve lo anticipo, è praticamente netto. Questo Pixel 7a è rivoluzionato, migliora quasi in tutto quello che era il Pixel 6a e i suoi difettini e mancanze. E allora, questo video potrebbe già iniziare benissimo, no? Perché è difficile nel 2023 trovare un medio gamma che migliora quasi in tutto il modello dello scorso anno. E in effetti io sono stato tantissimi giorni a dire: caspita, ma quanto è bello questo Pixel 7a! È il telefono che, se io domani smettessi di fare YouTube, mi comprerei, perché va benissimo nella vita di tutti i giorni, per utilizzo social, per fare delle belle foto, e spesso competono con smartphone più costosi come l'S23 che ho affiancato in questo periodo, ma anche a volte l'iPhone 14 Pro. In tutto questo, unito a un Tensor G2 che va meglio, una batteria che è sempre abbastanza ampia, pensando che lui è uno smartphone compattino, e proprio il fatto che sia uno smartphone compattino lo rende unico, perché ad oggi è difficile trovare smartphone di questo formato. Ecco, dobbiamo andare a spendere un po' di più. Giorni quindi dove lo idolatravo, e poi però il giorno dopo, svegliandomi, pensavo: caspita, però questo telefono oggi mi costa più di 500 euro. Aprendo così a caso Google e cercando Pixel 7, notiamo un prezzo che alla fine è molto simile, a volte è uguale, poco più, poco meno, di questo Pixel 7a. Praticamente, essendo lui ormai diventato un Pixel 7 con pochissime differenze, giusto qualcosina in meno e qualche virgoletta in più, ecco, praticamente i due telefoni si vanno a sovrapporre, e le persone quindi che discorso fanno ad oggi? Beh, sai, allo stesso prezzo mi prendo il Pixel 7, anche perché qui si è perso quel fattore leggerezza. Lui è uno smartphone che adesso pesa 193 grammi, diversi dai 170 del Pixel 6a. Ve lo metto vicino anche agli altri telefoni che vi ho fatto vedere, facciamo un discorso a 360 gradi e alla fine torniamo sul prezzo e anche magari su un eventuale Pixel 8 futuro. Parliamone. Partendo da un fattore dimensioni, notate come entrambi gli smartphone, sia il Pixel 7a che il Pixel 6a, entrano tranquillamente dentro comunque una taschina di una camicia di jeans, no? Quindi è rimasta una dimensione compatta, seppur leggermente meno come spessore, come altezza, ma più che altro come peso, perché questo Pixel 7a effettivamente è uno smartphone che ad oggi pesa 193 grammi, praticamente poco più, qualche grammo in più del Pixel 7, perdiamo quel vantaggio di piacevolezza d'uso in giro, seppur comunque devo dirvi un onesto parere, è molto più maneggevole, cioè almeno sembra scivolare meno dalla mano rispetto a un Pixel 6a che ogni tanto mi andava a scivolare dalla mano. Rimane la Type-C 3.2, lo speaker, il microfono. Qui abbiamo un microfono in meno, quindi due microfoni, proprio come sul Pixel 6a. Peccato, perché un microfono qui dietro avrebbe dato una grandissima mano, o comunque un altro superiore per la cancellazione dei rumori e il miglioramento poi della voce. E notate la selfie camera che si illumina con un cerchietto? Significa soltanto una cosa, è già che è stato inserito, oltre che lo sblocco con l'impronta, che funziona comunque meglio rispetto al Pixel 6a, seppur comunque rimaniamo su un livello molto simile al Pixel 7, al 6a, ovvero un sensore che spesso ci dà la sensazione di essere lento più che impreciso, almeno questa è stata la mia sensazione, perché vedete che io lo sblocco praticamente sempre, anche con la mano un pochino più minina non ho mai avuto grandi problemi. È vero che se poi si va ad aggiungere una pellicola magari si ha qualche noia in più. Proprio come abbiamo fatto con Galaxy S23, quindi abbiamo voluto mettere sotto stress lo sblocco con l'impronta di questo Pixel 7a, andandoci a mettere sopra un super mega vetro temperato, di quelli spessi super resistenti. E allora abbiamo contattato Panzerglass, lo sponsor di questo video, che ci ha prestato i suoi vetri temperati. Li abbiamo provati, metterli è davvero semplicissimo, anche per un tontolone di prima categoria come me. Tempo qualche minuto, l'ho messo senza bolle, senza imperfezioni, e questo è uno di quelli coi bordi colorati che vanno a nascondere le imperfezioni dei vetri 2.5D, che creano sempre un po' di problemi ai lati. E come state notando, l'impronta continua a funzionare bene, sia con l'impostazione disattivata nel menu display, sia con quell'impostazione per semplificare ancora di più lo sblocco con l'impronta. Anche con la cover ufficiale, tra l'altro, il vetro non salta perché è studiato al millimetro. Non ho dovuto neanche aggiungere ulteriori impronte, funziona
Bene, meglio del 6A, quindi sì, questo è un piccolo passo avanti. E se ve li metto così farete davvero difficoltà a capire qual è il display del 7A e quello del 6A. Il display infatti continua ad avere un po' più bordo del Pixel 7 normale. Come vedete siamo a luminosità 100% in modalità automatica. Raramente, ma anche come il Pixel 6A, va in risparmio energetico il display dopo un po' di tempo di utilizzo, quando il telefono inizia un po' a scaldare, ma comunque nulla di drammatico da vedere quest'estate, quindi magari vi terremo aggiornati. Luminosità abbastanza buona, mi sembra meglio rispetto al Pixel 6A. Comunque il Pixel 6A magari andava prima il risparmio energetico e quindi diventava un problema maggiore, ma la novità più grande è qui: display fluido. Finalmente abbiamo i 90 Hz e si notano tutti, finalmente abbiamo un'esperienza d'uso piacevole. Non sembra più laggare il telefono con quei 60 Hz davvero ormai anacronistici, ormai effettivamente vecchi. Qui abbiamo una piacevolezza di utilizzo nel girare all'interno dell'interfaccia, all'interno delle applicazioni, che mi ero un po' scordato con il Pixel 6A. Bene che sia stato integrato, bene che sia stato fermato a 90 Hz, perché i 120 avrebbero soltanto consumato più batteria. Alla fine 90 sono un compromesso più che accettabile. E in applicazioni come Netflix abbiamo ovviamente il supporto al Full HD Plus, ma più che altro l'HDR10 e l'HEVC. Non c'è il Dolby Vision perché ovviamente Pixel non ha ancora mai adoperato questa collaborazione. Potrebbe essere una cosa simpatica, ma comunque la qualità è eccellente e anche l'audio ve lo faccio ascoltare. Telefono a volume massimo. Un volume bello corposo, rimane sempre l'ausilio stereo con la capsula auricolare, un audio di buon livello, un ottimo livello, e più che altro abbiamo anche un ottimo spaziamento dei livelli di volume, in modo da andarla a tarare in maniera fine, e ha un volume minimo molto basso. Una cosa che invece è al top del top, alla pari di telefoni che costano anche 1300 euro, è il feedback della vibrazione, che rimane praticamente quello dei classici Google Pixel, che costano anche molto di più. Ragazzi, il feed della vibrazione quando andiamo a scrivere, ma anche a girare, no, all'interno dell'interfaccia, anche solo con lo scorrimento verso l'alto, quando entriamo all'interno delle impostazioni, scorriamo la tendina, il feed della vibrazione è una cosa che spesso viene data per scontata, ma ci accompagna in tutta l'esperienza utente, e averne uno di questo livello ti cambia completamente l'esperienza, tanta roba. Arrivando a parlare di prestazioni, allora è migliorato ovviamente rispetto al Pixel 6, perché qui abbiamo il G2, il Tensor G2, che è migliorato tantissimo rispetto alla prima generazione. Ha un processo produttivo a 5 nanometri, a 8 core, in questo caso è accompagnato da 8 GB di RAM Samsung DDR5 e memoria UFS 3.1, 128 GB lo storage, 8 GB la RAM. E allora starete vedendo, no, l'esperienza utente nel mentre giriamo all'interno di applicazioni social, e va tutto benissimo. Anche applicazioni un po' più spinte, va tutto benissimo. In applicazioni come CapCut non ho trovato l'esportazione in 4K, che può essere un piccolo limite, io credo che sia più una cosa software, magari verrà aggiunta. La cosa è che dovete rimanere, secondo me, in un utilizzo social. Se iniziate per esempio già a metterci del gaming, non è il telefono adatto a voi. Questo perché? Perché abbiamo subito delle temperature altissime, il telefono va in thermal throttling molto facilmente, il gioco inizia a laggare. Stupidamente io ho provato Star Rail, il nuovo gioco Honkai, e dopo pochissimo il telefono faceva fatica, oltre che scaldava tantissimo e la batteria calava a picco. Peccato, perché se avessero messo lo Snap 7 di generazione 2 che abbiamo provato ieri sul Poco F5, sarebbe cambiato tutto. Un processore di fascia media che va come un ex top e è eccezionale, non scalda neanche per sbaglio. Immaginate se Google passasse da Samsung a quel tipo di processori, ci troveremmo davanti degli smartphone fantastici. Questi 4300 mAh durerebbero un'infinità. Ad oggi infatti, se vi faccio vedere degli screenshot batteria, quello che notate è che con un utilizzo blando, quindi wifi a casa, anche con molto stand by, facciamo comunque 4 ore di display con il 30% di batteria residua, o 1 ora e 40 di display con il 60% di batteria residua, 2 ore e 40 con il 60% di batteria residua, sempre in questo utilizzo casalingo, mentre se ci spingiamo in una giornata in esterna come le mie, tutte in 5G, 200 km di cambicella, Android Auto wireless eccetera eccetera, non superiamo le 4 ore, 4 ore e mezza di utilizzo. Ovviamente dovete contestualizzare questa giornata in una più classica, senza Android Auto wireless così pesante, senza
un utilizzo foto, 500 MB di Apple Music per farvi capire nel tragitto in auto, insomma un utilizzo più blando, magari fate anche quelle 5 ore e mezza di utilizzo. Mi aspettavo qualcosa in più anche dalla ricarica, 18 watt, lentissima ragazzi, sono davvero troppo pochi, ok abbiamo la ricarica wireless, un contentino, però dai almeno 30 watt erano la base, ormai anche i telefoni da 150 euro hanno 33 watt di ricarica rapida, gran peccato Google. Arriviamo a parlare di fotocamera, perché qui c'è stato un salto avanti rispetto al Pixel 6a, qui abbiamo un sensore a 64 megapixel, sempre stabilizzato otticamente, rimane la ultra wide di buon livello, una ultra wide che non si trova con facilità su smartphone della stessa fascia di prezzo, starete iniziando a vedere un bel po' di foto. È vero, il salto come sensore in avanti c'è stato, però il risultato è simile, ovvero un risultato di altissimo livello che spesso mette in difficoltà smartphone come S23 ed iPhone 14 Pro. Infatti starete vedendo delle foto confronto e anche delle foto confronto con il Pocophone, magari soprattutto in ambiente notturno. Vi faccio vedere davvero tanti test, perché c'è da capire quanto questo telefono in fascia media vada a competere sia con smartphone dallo stesso prezzo ma con un software peggiore, e quindi le foto escono molto meglio sul Pixel, perché il Poco ha comunque un 64 megapixel stabilizzato, ma il risultato non è mai alla pari di questo Google Pixel. Ma anche telefoni come S23 spesso fanno più fatica perché hanno delle foto completamente artificiali, e qui per quanto ci sia un forte uso del software le foto non sono così artificiali, mi piacciono. Peccato manchi una tele che sì, quella ovviamente si sente la mancanza, ma escluso ciò davvero una bella esperienza, anche i ritratti escono sempre bene. Insomma, l'ennesima conferma che pagate 500 euro il prezzo più o meno di listino, questo Pixel 7 vi portate a casa un camera phone che sfida telefoni che costano anche tanto di più. Davvero, con smartphone come Xiaomi, Oppo, OnePlus e tutti quelli che vi vengono in mente, non c'è proprio confronto su questa fascia media. Senza parlare poi che su Instagram avete comunque un'ottima qualità e avete anche il supporto ovviamente alle camere terze, allo switch in tempo reale, vedete che è uscita proprio scritta normal, e la qualità poi comunque è tantissima roba. Per quanto riguarda la ricezione, microfoni, connettività, allora, il segnale è buono, ma il cambio tra 4G e 5G, qui per esempio avevo dovuto mettere modalità aereo per forzare poi il cambio al 5G, perché altrimenti il telefono restava in 4G e ogni tanto comunque nei passaggi ci vuole qualche microsecondo in più per effettuare effettivamente lo switch. Probabilmente è per colpa del software che va ancora affinato, ma io intanto ve lo segnalo, c'è questa lentezza un po' nei passaggi rete. Io utilizzo Team, lo utilizzo con tutti gli altri smartphone, qui ho avvertito qualcosa in meno. E anche i microfoni ve li faccio sentire subito, perché questa è una nota vocale da Google Pixel 7a. Tra l'altro c'è un bel po' di vento nella giornata di oggi, come potete notare. Siamo in un ambiente come il mare, dove c'è comunque un vento bello preponderante. In questo caso sta proprio entrando all'interno del microfono principale. Vediamo come vengono gestite le note vocali su Telegram. Questo è un video completamente in controvento con il miglioramento vocale attivo. L'autofocus è pazzesco, funziona benissimo, e più che altro quello che vi piace dei Pixel, vedete il focus com'è? Dolce. Al contrario, così il vento è leggermente parato, ci arriva dalla sinistra, la mia voce dovrebbe essere sempre chiara. Passiamo allo 0,5x, passiamo al 2x, ovviamente virtuale, e vediamo un po'. Sentite quanto il volume, oltre che essere di un alto livello, è anche corposo, c'è una effettiva profondità della voce. Questa è una cosa che su smartphone, come per esempio un medio gamma Xiaomi, non troviamo assolutamente, e fa tutta la differenza del mondo per una persona che come me è affezionata ai microfoni in un telefono. Peccato che non abbiamo quel terzo microfono extra come il Pixel 7, perché lì raggiungiamo davvero la perfezione. In conclusione quindi, cosa abbiamo tra le mani? Un telefono che migliora in tutto effettivamente il Pixel 6a, perché avere il refresh rate a 90 Hz, avere una camera ancora più migliorata soprattutto
in notturna, avere lo sblocco con il volto, avere una migliore gestione della batteria, del display, della gestione proprio risparmio energetico per quando si entra in protezione, quindi temperature troppo alte. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, perché questo Pixel 7 è un piccolo gioiellino, è costruito benissimo, è proprio piacevole da tenere, da impugnare, da utilizzare. Un telefono che, vi confermo, io se domani non avessi necessità di avere un iPhone, un telefono top di gamma per qui YouTube o comunque extra, lo comprerei senza pensieri, perché lui ti permette di fare tutto ciò di cui ho bisogno nella giornata quotidiana, e è un telefono compatto proprio come li cerco io, smartphone piacevoli da utilizzare, da tenere in mano, smartphone che non ti distruggono il tunnel carpale. Ecco, tra i contro ci metto soltanto la ricarica a 18 watt, che non si può sentire nel 2023, e il fattore che ad oggi probabilmente poche persone lo compreranno, perché tanti dicono: ma sai che c'è, ormai tanto pesa uguale, ci sono giusto 2 mm in altezza che cambiano, per il resto il Pixel 7a ha quasi tutto in più, ok? Bluetooth 5.3 anziché 5.2, ma sono davvero virgolettissime quelle, e quindi tanti si comprano il Pixel 7 ad oggi perché ha lo stesso prezzo, mentre se ci saranno bundle, se ci saranno eventuali cali di prezzo, uno street price più aggressivo, come è successo per il Pixel 6a che all'uscita è stato un po' snobbato, poi 360-330 euro, bundle con le cuffiette, cambia tutto, e forse è lì che il Pixel 7a cambierà completamente le carte in tavola. Però sì, capisco quel discorso che magari dal prossimo anno vedremo Pixel 8 e basta, perché il Pixel 8a forse non ha più tanto senso se proposto così, mentre ha senso magari un Pixel super economico sulla fascia delle 300 euro, dove Xiaomi e Samsung stanno davvero vendendo tantissimo, e lì secondo me un Google Pixel si potrebbe inserire benissimo. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, magari Pixel 7a contro tutti.